Il paese di Roviano, con il dominante castello baronale, occupa una posizione panoramica su di un largo tratto della media valle dell'Aniene, in provincia di Roma. Gli abitanti condividono con altre popolazioni del territorio una grande devozione verso Sant'Anna e nella ricorrenza della sua festa, fissata il 26 luglio, un folto gruppo di fedeli compie un pellegrinaggio a piedi della durata di 3 giorni al santuario della Trinità di Valle Pietra, dove c'è una cappella a lei intitolata. La manifestazione religiosa estiva ricalca, in una forma più contenuta, quella che si tiene nel periodo primaverile in onore della Triade Divina. Punto di raccolta è la piazza antistante alla chiesa della Madonna del Rosario, dove si celebra una messa in preparazione al viaggio penitenziale. Sant'Anna? Tu madre di Maria, Sant'Anna benedetta, Sant'Anna! Sant'Anna! Prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Evviva Sant'Anna! Evviva Sant'Anna! Evviva Sant'Anna! Buon viaggio! Grazie! Dopo i riti di partenza ci si incammina a gruppi sparsi lungo il percorso tracciato dai padri, mentre altri scelgono di andare a cavallo con l'automobile per alleviare la fatica del lungo tragitto montano. Il pellegrinaggio per Sant'Anna ha avuto origine, con ogni probabilità, nella seconda metà dell'Ottocento, secondo quanto riferisce lo storico Caraffa, a proposito dei Valle Pietrani che, terminati i lavori nella campagna romana, facevano ritorno in paese il 25 luglio per assistere alla festa patronale di San Cristoforo e per recarsi l'indomani al santuario, giorno della festività di Sant'Anna, cosicché è stata inserita nelle celebrazioni religiose del luogo. Il periodo della ricorrenza religiosa, coincidente con la fine dei lavori agricoli legati alla mietitura, di certo favorì l'afflusso in particolare dei contadini che in segno di ringraziamento e di preghiera si recavano al cospetto della Santa, come accade ancora oggi, pur se con altre motivazioni e in un contesto sociale completamente diverso. Dal fondo valle, 300 metri sul livello del mare, si sale per una ripida mulattiera sui Monti Simbruini fino a raggiungere a sera quota 1200 metri. Vicino a Prataglia, una località non distante dal paese di Cervara di Roma, ci si ferma per una sosta di riposo e di ristoro e per asciugare i panni bagnati di sudore. Grazie signore, grazie. 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 Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, con Maria Santissima nel Cenacolo.
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemendo, piangendo, Viva Sant'Anna. Giunti all'accampamento base nei pressi della fonte di San Bartolomeo, in territorio di Camerata, la compagnia si riunisce per dormire qualche ora e riprendere le forze. Ancora notte fonda si riprende il cammino, alla luce delle torce elettriche si percorre il vasto prato di Camposecco e solo all'alba si giunge alla femmina morta, quasi a metà strada della percorrenza giornaliera. Passala di più. La sapete quanto è carina? Dopo aver attraversato maestosi boschi di faggio e altopiani caratterizzati dal diffuso carsismo, i pellegrini arrivano al Campo della Pietra, punto di raduno e di bivacco anche per tutte le compagnie che qui giungono dall'Abruzzo, prima di affrontare l'ultima distanza che le separa dal santuario. Il gruppo, al completo e ben ritemprato, processionalmente intona alla lunga canzoncina di Sant'Anna, incentrata sulla storia di tre sorelle orfane che, non potendo pagare l'affitto di casa,
all'insistente creditore, si rivolgono in preghiera alla Santa per chiedere un aiuto e così ottengono il suo intervento. Il debito viene estinto e il proprietario ravveduto concede loro il sostentamento e l'uso dell'abitazione. Thank you.
Madonna Sant'Anna. Con madre di Maria. Sant'Anna benedetta. Dacci la mente schietta. Giunti in prossimità del santuario, i fedeli, seguendo un remoto rituale, gettano sassi verso la croce che gli stessi rovianesi hanno posto lì in tempi recenti. È un gesto attivo di partecipazione e di appartenenza, che nel passato aveva altri significati, come quello di onorare il ricordo di un defunto in qualche modo legato a quel sito. La prima visita aspetta la Sacra Grotta, dove è affiggiata la Santissima Trinità con le tre persone uguali di iconografia bizantineggiante e risalente al fine secolo XII. I fedeli, quando entrano nello spazio sacro per eccellenza, toccano ripetutamente i muri come per ricevere una particolare benedizione e protezione. È l'incontro con la potenza. Alla sua vista ognuno dischiude il proprio animo e a lei ci si affida per affrontare e superare le difficoltà della vita. L'uscita a ritroso è un segno di devozione e rispetto, secondo un uso antichissimo, e la breve sosta di preghiera nella piccola cappella di Sant'Anna, anch'essa ricavata nella cavità rocciosa, conclude la prima parte del pellegrinaggio spontaneo. Già nella tarda mattinata diverse compagnie ripartono tra una moltitudine di canti che riecheggiano nella valle. Thank you.
uniamo il grazie a Dio per averci donato il suo unigenito figlio. E un grazie per averci dato l'opportunità di incontrarci anche quest'anno qui in questo santuario. Siamo partiti dalla realtà delle nostre comunità parrocchiali, forse con il pianto, forse sulle nostre spalle il fardello delle nostre problematiche, delle nostre angosce, delle nostre fatiche. Però la certezza della parola del Signore Gesù ci chiama a donare a colui che veramente la nostra fiducia ci chiama ad aver fede, per poi tornare con quella gioia scaturita dall'incontro. Quell'incontro che vogliamo in questo momento della celebrazione eucaristica, incontrare la nostra storia con la realtà eterna del Cristo. Chiediamo a Lui, per mezzo dell'intercessione anzitutto dell'Apostolo Giacomo nel giorno della sua festa, e poi la devozione verso Sant'Anna di cui ciascuno di noi porta nel cuore, per far sì che questi due santi, questi due uomini, uomini e donne capaci veramente di intercedere a nostro favore, ora che noi siamo pellegrini su questa terra. Chiediamo in questa Eucaristia che la nostra angoscia, il nostro pianto venga sollevato dalla gioia della sua presenza. Sia lodato Gesù Cristo. Nei nuovi locali del santuario si conservano numerosi ex voto che fino a pochi anni fa rivestivano le pareti del Sacro del Lubro. Essi sono espressione della religiosità popolare che vede negli atti penitenziali un modo per ricercare l'aiuto divino al fine di ottenere una grazia. Per grazia ricevuta, si legge nei quadretti votivi, a testimonianza di un eccezionale evento percepito come miracoloso. Uno scampato pericolo, una guarigione straordinaria, una risoluzione di un male terribile. Tra le tante immagini del tutto inattesa appare la figura di una grande nave in rotta di collisione. È l'Andrea Doria, inabissatasi nell'Atlantico nel 1956, 47 le vittime e 1659 i superstiti, uno dei quali è salito su questa montagna per un ringraziamento. La celebrazione eucaristica segna il momento prettamente liturgico del tempo festivo ed anche l'ora di riprendere il cammino di ritorno, allo stesso modo di quello dell'andata. Galla!
ringrazio la Madonna perché mi ha dato la possibilità di camminare, perché se no devo trovare un'altra strada per risolvere le cose. E cos'è che ti spinge ogni anno a intraprendere questo lungo viaggio? Che mi spinge? Mi spinge e ci devo andare. Altrimenti? Non riposo. Non riposo, non sto tranquillo, devo andare, allora io mi scarico di tante cose, no? Mi si riposa la testa. Tutti gli anni ci vado, però arrivo fino qui con la macchina, fino qui al fondanile, poi vado a piedi. Stamattina alle 4 fino ecco, ma arriveremo fra mezz'ora. No? Così facevano anche i suoi genitori? Mamma sì, loro era ancora peggio prima di qui, loro quelle facevano. Mamma per di più ci andava pure il 10 agosto che a San Lorenzo. E perché in questi tempi si mieteva il grano e allora non ci avevano tanto tempo da poter andarci. Allora poi il 10 agosto a San Lorenzo si univano 10 persone, 15 andavano, si ingollavano la roba e andavano là. Per Sant'Anna qui non si ferma, tutti partono, si ferma nessuno. Morti! L'estra! Levati qua, l'estra! Sei bravi! È bravo, no, sei! Sì. Noi abbiamo una cassetta di cose lì dentro, della Marzella. Beh. Carino veramente. In località Le Molette, distante qualche chilometro dal paese, i pellegrini si riuniscono per l'ultima volta e si adoperano per addobbare cappelli, bastoni e lo stesso labaro, un modo per esaltare ancor più l'evento culturale che li ha visti come protagonisti. Faccio una bella ripresa, ragazzi. TG5 stasera, TG5 di Valle, non mi attacchi? No, perché se no la fai posta, no, bravo, grazie. No, finisci! Non
Quanto tempo si è appeso? Amen.